Dirigiamoci quindi alla roccia dell'acqua. Tra l'altro stavo pensando che mi sa che ci conviene switchare di nuovo quelli dell'acqua a Pierce, così che lui abbia Brina nel caso ci serva. Vabbè, intanto iniziamo... Questo sta per cadere comunque. Tutte queste zone qua, comunque, so che non c'entra nulla il gioco l'uno con l'altro, ma mi danno veramente il ricordo di quando ci giocavo e al tempo appunto giocavo anche a Mario Luigi e Superstar Saga. Li collego tutte e due assieme perché veramente in quel periodo qualsiasi gioco del GBA avevo in mano lo giocavo, bravissimo noi che saliamo di livello, lo giocavo assieme e appunto giocavo anche più giochi contemporaneamente. E mi manca un po' quel periodo, devo essere onesto. Posso passare, devo solo fare attenzione. Allora, credo che questa sia una via di ritorno, però ho visto una grotta, entriamoci. Roccia dell'acqua. Ok, qui quindi non si passa, non per ora. Dovremmo già provare a salire, ma io continuerei un attimo ancora per questa via. Ok, non c'è nulla. Ok, tra poco saliamo, quindi facciamocene uno alla volta e vediamo prima da ogni lato che cosa si nasconde. Forse sono uguali questi due lati. No, di qua non si passa e di là non si passa. Perfetto, allora iniziamo da questo qua in fondo. Sono abbastanza sicuro che se l'acqua ti prende cadi, quindi evitiamola. Vai, ecco qua. Andiamo, vai. Ah, cavolo, lo sapevo. Già nel momento in cui mi ero mosso sapevo che mi avrebbe preso. Vabbè, in realtà potevo passare benissimo anche da qui, non ci avevo fatto caso. Allora, di qua si sale ancora e qui c'è una roccia. Questo vuol dire che dobbiamo bloccare il flusso dell'acqua. Blocchiamo questo qua sulla destra e vediamo dove finiamo. Eccoci qua. Allora, credo che da qua, esatto, non te la puoi fare, però finisci in questo lato che è, oltre appunto a essere bloccato, anche un mezzo shortcut. Ok, quindi fin dall'inizio avevamo scelto la strada giusta. E ok, quindi di qua non si passa, qui abbiamo fermato l'acqua, saliamo. Anche se, no, di là non c'è nulla, perfetto, pensavo, stavo per dire la frase mi sa che di lì c'è un forziere, e invece per fortuna no. Qui invece abbiamo dei sassolini su cui saltare, perfetto. Allora, abbiamo bisogno di rivelazione per qualche arcano motivo? Mi sembra di no. E tra l'altro mi sa che non c'è niente per cui passare per ora. Scendiamo di qua e vediamo, no, di qua, vediamo dove finiamo. Perfetto, bravo, calmo. Sei arrivato al forziere. Bravo, calmo. Eccoci qua, ok. Qui era dove eravamo poco fa. Certo che però, forziere con mezza noce magari. Anche se in realtà da questo lato c'è un'altra parete rocciosa. Dunque, scendiamo di sotto. C'era, esatto, questa qui che è vuota. Questo vuol dire che bisognerà riempirla. Pioggiamolo. Flick. Ecco fatto, quindi ora possiamo scendere e farci trasportare dalla corrente. Siamo da un'altra parte. Ok, ecco un altro sassone a forma di goccia di pioggia. Ecco a te. Che cosa farà questa? Fa risalire le cascate. Ah, e questa è una cosa strana, eh? Dunque, vediamo. Ma risalgono tutte o solo quella? Bravissima agenda che sale di livello. Qua abbiamo un tesoro con... Vabbè, potevi non metterci nulla ed ero comunque più contento, eh. Dobbiamo incastrarci a destra e sinistra. Dannazione, non sei incastrato per bene. Allora, andiamo a destra questa volta. Dobbiamo incastrarci a destra e sinistra per poter proseguire, solo che molto spesso non è preciso nel movimento quando deve andare verso l'alto. Ok, eccoci qua. Credo, ah, ecco, questo è lo shortcut di prima. Stavo dicendo, credo che dovremmo arrivare dall'altra parte, esatto, della cascata di qua, eh. Aspetta, volevo vedere se c'era qualcos'altro lato. Quello è un digin? Allora, fermi tutti. No, era una roccia lavica, come quelle che abbiamo trovato
l'altra volta, dicevo, come abbiamo trovato l'altra volta all'interno del vulcano. Qui abbiamo un altro forziere che... ecco qua, non avevo bisogno di spostare sto sasso, sono bravo io. Tieni. Però forse mi serve per tornare indietro. No, in realtà credo che ti servisse proprio per arrivare lì. Però per il premio che era, guarda, frega relativamente poco a sto punto. A volte vorrei sapere quali sono i premi per evitare di andarmi a complicare la vita per nulla. Gas dell'età. Ecco a te. E Megiddo in faccia a lui. Come non detto, anche qui dobbiamo usare il ghiaccio, quindi briniamo questo e briniamo questo qui. Ora possiamo passare. Questo qua sotto ti porta avanti, quello lì in fondo ti porta al tesoro. Dei guanti? Una spada, perfetto, la nebbia sciabola. La nebbia sciabola. Sono abbastanza sicuro che non sia buona per nessuno, quindi a noi ci abbassa di tantissimo. A Jenna sono 20 punti in meno, su di lei non va, e su di lui altri 22 punti in meno, quindi gliela diamo a lui senza attivarla. Beh, che dire, ci siamo portati bellamente avanti con l'equipaggiamento. Ed ecco lì un altro sassone della pioggia. C'è qualcos'altro qui? Non mi sembra. E facciamo piovere. Ok, si è creato un altro corso d'acqua che ha azionato un passaggio. Io posso scendere? Ovviamente no. Dunque, qui è dove eravamo l'altra volta. Questo vuol dire... siamo stati buttati giù nel cesso. La roccia dell'acqua. Dunque, vediamo com'è il tempio qua dentro. Oh oh, buongiorno. Allora, solita prassi. Ok, questa è l'ultima illusione. Siamo a 3 punti. Ritirata, sì. Non funziona, perfetto, quindi ritirata, sì. Da... punto di domanda, Jenna. Cosa? Cosa sei? Info sconosciute. Vabbè, certo. Riproviamo. Si morte berti ede onda stans di une kerto kerste ortobel tansi omaha. Vabbè, non ha funzionato per nulla. Giusto per non aver problemi, abbiamo salvato prima appunto di fare questa cosa. E meglio non avere oggetti glitch nel nostro inventario.